Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione a soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiu.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di irresponsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex popolare vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di irresponsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com. Buongiorno dottore, grazie di impegno della verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo per la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità, ma non la prendo in ruolo di quanto è la mia conoscenza. Sono Matteo Mazzotto, sono nato a Roma, 26 settembre del 66, risiedo a Bergamo. Devo chiedere Sì, grazie Presidente, dottore, buongiorno e ben arrivato. Grazie. E, guardi, ti dico innanzitutto con molta massima libertà i rapporti con la banca quando sono iniziati, non solo l'ultimo periodo, ma anche i rapporti precedenti con la banca e eventualmente anche con il suo Presidente, il dottor Zonin. Con la banca non avevo nessun rapporto perché non ero correntista, non sono mai stato, non avevo linee di credito, non avevo rapporti di nessun tipo, diciamo, operativi. È chiaro che arrivare a Vicenza, io sono stato molti anni residente a Valdagno, operando a Valdagno in azienda e però molto in giro per il mondo. Diciamo che tra il 2001 e il 2013 sono stato prevalentemente, ho lavorato prevalentemente tra Milano e Roma. Quindi il rientro, diciamo, il rientro a casa e poi la responsabilità del Presidente del Cuore, del Presidente della Fiera di Vicenza mi ha portato a dire portato e ho voluto tornare a casa. È chiaro che frequentare Vicenza e ignorare la Banca Popolare di Vicenza era un po' difficile, diciamo. Poi il dottor Zonin è qualche conoscenza con rapporti di cordialità, parte della mia famiglia da tanti anni, tutti cacciatori, quindi si può immaginare che ci possono dei rapporti. I rapporti veri con il dottor Zonin e la banca sono iniziati, diciamo, a partire dall'autunno del 14, quando sono stato invitato a rappresentare il rilancio della Fiera di Vicenza e in particolare della Fiera di Vicenza, di cui ero presidente esecutivo, e avevamo iniziato un cammino molto impegnativo di rilancio della società. E venne invitato a una colazione precedente al Consiglio di amministrazione della banca. E non sapevo che c'era quell'abitudine di invitare delle persone a mettere a raccontare la propria storia territoriale o la propria storia, diciamo, di territorio, di aziende di territorio.
e poi da lì alla proposta, alla richiesta, devo dirvi anche allora gradita, perché era una grande istituzione del territorio, la richiesta di entrare nel consiglio d'amministrazione, direi della fine di novembre. Io sono entrato in consiglio d'amministrazione nella riunione credo del 3 o del 4 dicembre del 14. E vi dico, lo dico in questi termini perché io ho avuto una serie di normali vicissitudini di vita, diciamo, aziendale, ho lavorato un sacco di anni, mi sono impegnato molto e ho sempre, a partire dal 2008, ho creduto che dopo più di 20 anni in azienda, diciamo, in pieno impegno, 24/7, diciamo, avere un po' di ridare, e quindi questo aspetto, diciamo, della mia vita di servizio civile mi è parso, mi pare una cosa buona. Io ho iniziato nel 2008 con la presidenza dell'Agenzia Nazionale del Turismo e mi è parso ancora meglio nel 2000 e alla fine del 2013 ritornare un po' a casa, e quindi ritornare, è stata proposta la presidenza della FIO, la presidenza del CUOA, che erano istituzioni, adesso non voglio sembrare romantico, ma istituzioni che erano state fondate o cofondate da qualche mio precedente familiare, nel caso specifico mio nonno. Quindi, diciamo, in quest'idea, in questa fase della vita, ritornare a Valdagno stabilmente, occupandomi di un'istituzione di territorio bella come era Qua e la Fiera, mi ha dato soddisfazione. È evidente che poi, frequentando una città che non conoscevo, che era Vicenza, però di cui all'epoca della banca, lo sapete tutti, si dicevano cose mirabolanti, mi ha fatto anche piacere la proposta di entrare in consiglio d'amministrazione. Ed è tutto evidente che se avessi immaginato lontanamente anche una frazione di quello che poi è successo, mi ci sarei tenuto lontano chilometri, non essendo correntista e non essendo creditore della banca. Mi scusi se mi ha interrotto, il dottor Zonin che mi fece questa proposta. Il dottor Zonin. Era la sua prima esperienza in consiglio di amministrazione di una banca? Assolutamente. No, stava finendo per aggiungere qualcosa. No, ecco, diciamo, lo scenario di riferimento era quello. Io continuo a credere, dico a tutti i miei amici imprenditori, che nel essere in posizione a quel livello, diciamo, con un po' di energia in una situazione di territorio, insomma, un po' di giving back, diciamo, è una cosa che dà soddisfazione, che è bella da fare. Io tutte queste cariche le ho fatte, non mi pare di aver fatto niente per aumentare la mia influenza o la mia visibilità, che ahimè era già sufficiente. L'ho fatto perché l'ho fatto e le farò, e qualunque si pongano, perché ci credo, insomma, io ho fatto in questa chiave. Pensavo che l'esperienza in banca fosse interessante, anche perché mi sono andato a leggere e io ho ricevuto una proposta che può aver fatto piacere, ma poi ho anche inteso documentare, mi sono preso un giorno e mezzo per rispondere, e mi ricordo che lessi un po' genericamente seppur con attenzione lo statuto di una banca popolare, ed effettivamente il concetto di esprimere un consiglio di amministrazione eterogeneo con professionalità, diciamo, le più diverse che vengono dal territorio, mi sembrava che azzeccasse, non mi sembrava una proposta, ma che c'entro io, insomma, in un certo qual modo. Ripeto, la reputazione era molto diversa, quindi mi pareva di aderire alla conformazione del consiglio di amministrazione del Banco Popolare di un territorio così dinamico, così territoriale, così vitale dal punto di vista imprenditoriale, eccetera. Vabbè. Senta, invece, passiamo invece all'esperienza che in questo contesto lei ha fatto sulla ispezione UCE, che arriva in realtà poco dopo. Cosa si ricorda? Ma guardi, io mi ricordo tutto come un trauma, perché non mi ricordo in vita mia di essere stato, mi ricordo di aver avuto dei consigli di amministrazione in aziende di cui mi sono occupato,
magari un po' turbolenti, azionisti che avevano un punto di vista o altro consigliere da un punto di vista diversi. Devo dire che quella volta in ICE ricordo una riunione specifica con quella signora che si occupava che era la responsabilità di quella fase, che non ricordo che ufficio fosse formalmente, con la signora Marchese, venne con i suoi assistenti, vennero in banca e... Il periodo era... Dove ero? Per il periodo. Ah, non sa che la prima volta, mi ricordo che era un sabato, perché avrei voluto uscire in bicicletta, cosa che amo fare, e c'era una bella giornata. Era iniziata l'ispezione? Ma secondo me sì, per come ci hanno trattato forse sì. Comunque da quella volta ricordo che il primo vero disagio che ho avuto, che non capivo perché differiva rispetto alle mie esperienze, mi ricordo che fumo messi tutti un po', diciamo, citati come dei consiglieri non adeguati per... Mi ricordo che disse proprio così, io poi... insomma, io seguivo in inglese e risposi in inglese e dissi che personalmente glielo dissi a lei anche un po', diciamo, che insomma io non ero abituato, cioè torno a ripetermi quello che ho visto nel mondo dello statuto, cioè non eravamo lì per essere dei tecnocrati, almeno io non ho inteso essere lì per essere un tecnocrate della banca, pensavo di essere un imprenditore che avesse un minimo di conoscenza, diciamo, della funzione che ha. Ecco, ci puoi aiutare a capire, cioè io la sto capendo abbastanza, cioè la critica da parte della signora Dui in quel contesto qual era? Lei si è occupato del resto, non è stata così specifica, però io l'ho vissuta come lei si è occupato di abbigliamento, tessile e abbigliamento per tutta la sua vita che cosa si fa in banca. La risposta è così, ma ci hanno invitato, la banca è un'attività economica, cioè così era quello che ho sentito io. E secondo me l'hanno sentito anche gli altri, comunque io mi sono occupato di me stesso, ho pensato e ho riflettuto su quello che ho sentito io, mi è parso curioso, no? Perché è vero che stavamo camminando verso un cambiamento di percezione delle banche popolari, io non sono un esperto, non lo ero tantomeno allora, però sono una persona normale della società civile che utilizza la banca da correntista, da imprenditore, da si dice da non prendere il mutuo e quasi questo tipo. La signora Lui, diciamo così, si sarebbe aspettata soggetti maggiormente esperti proprio in tecnica, non so, bancaria. Cioè mi ha incuriosito, però le dico, io ho vissuto la banca, ripeto, come una parte di un'attività professionale, diciamo, alla quale io mi mettevo, alla quale io davo quel po' di competenza che potevo avere secondo la mia esperienza, che uno venga a dire la tua esperienza è sbagliata qui, allora ditemelo, dico le dimissioni. Ma un minuto dopo ho pensato, un minuto dopo ho detto qui. Evidentemente non avevo capito io che non è il caso di io ci rimanga, sarebbe stata una benedizione che fosse stato in quel momento. Ma quando lei ha citato l'esperienza tessile, ma proprio le disse così che no, non è lui a lei o no, non è stato personale, è stata io così. No, la signora Dui semplicemente. Però che non si riferisce se ad altre professionalità che hanno preso il consiglio. La ricorda nello specifico cosa disse la signora? No. Beh, nello specifico era stata una ci siamo messi in fila e ci ha tirato le orecchie a tutti, insomma. Se vuole, sì, io leggo il verbale, ecco, neanche se la confondo, per dire parole di chissà il tempo, l'11 agosto 2016, ha espresso un giudizio severo in ordine alle specifiche competenze dei membri del Consiglio in materia bancaria. Esattamente, questo è perfetto. Questa è la sintesi. Il sentito di Matteo Mazzotto è stato, vuol dire che cosa ci fai? Ci faccio che credevo che quello che era scritto nello statuto fosse il driver della selezione di un consigliere. È chiaro che quanto esperienza bancaria non dovevano scegliere me.
Andiamo per avanti. Ora, a parte questo episodio che lei ricorda, diciamo così, forse poco volentieri, al di là di questo, lei ha vissuto comunque l'ispezione. Come si è evoluta? Ovviamente non era lei a dover interrompere con gli ispettori, ma da quello che percepiva, quali sono stati i temi che sono venuti fuori volta per volta? Ricordo di un prima e di un durante e di un dopo l'ispezione. Io ricordo di un'accelerazione di complessità difficile da interpretare dal mio punto di vista. È chiaro che sapevo e so che è un'industria, come si dice, una filiera super regolamentata, quindi eravamo in mezzo a un cambiamento di regolamentazione molto evidente. Certo, era cambiato completamente, diciamo, l'intensità, cioè la mia sensazione è che si parlasse molto di fatti regolamentari e la mia sensazione è che si parlasse meno di business, cioè meno di fare banche. Ma devo dire che ho una fase un po' cui si sovrappongono un po' anche perché avevamo consiglio di 2 o 3 giorni senza nessun calendario, cioè anche dal punto di vista di inserire un'attività di consigliere dentro un'agenda è stata, per me è stata una roba traumatica. Cerco di venirle incontro allora, sì. E gli dico 3 temi. Sì. L'ordine, lettere di impegno al riacquisto di azioni consegnate dall'istituto, operazioni di acquisto tramite finanziamenti della banca, investimenti su fondi chiusi a esposizione non conosciuta. Questi termini si ricorda il periodo in cui lei come componente del CPA è venuto a conoscenza. Allora guardi, sul tema dei fondi, sul tema delle lettere, mi sembrava una tale novità che io... Perché dicevi novità? Beh, perché è, diciamo, mi pareva evidente, siccome è evidente che, diciamo, patrimonio e prestito, diciamo, sono, devono essere necessari, il patrimonio costituito si costituisce in un altro modo, diciamo, e quindi mi sembrava che fosse ci fosse un discreto conflitto di interesse, però non ricordo di averla vissuta come un prima e un dopo la comparsa delle lettere o dei finanziamenti cosiddetti baciati, che poi si ho letto, di cui ho sentito parlare. Almeno per quel che ricordo io, non ho un vissuto per il quale ho pensato che fosse avvenuto, effettivamente avvenuto, evidentemente ero particolarmente ingenuo. Mentre invece sui fondi, sulla questione dei fondi, io reagii molto male. Ecco, ma invece cronologicamente si ricorda se i fondi furono la prima cosa che... Secondo me i fondi, io... Lì, prima e dopo i fondi, me lo ricordo bene perché dopo l'intervento che ho fatto in consiglio sui fondi, e secondo me era successivo al 6 di maggio del 15, lì ero fortemente a disagio. Si ricorda lei di nome che il 6 di maggio? Perché il 6 di maggio c'era un evento a Roma per cui si davano dei premi di un'istituzione di cui io faccio parte come giuria, e ricordo che c'era stato un po' c'era stata una visione di chi si sedeva in prima fila, una stupida gente così. Dopodiché mi ricordo che era questo signor Marchini che intendeva sedersi in prima fila immaginando di essere particolare, non so, non ricordo esattamente. Quindi Alfio, l'immobiliarista. Sì,
però conosceva, sì, sì, lo conosco tutti, mi pare, come reputazione, e ricordo che alcuni giorni o settimane dopo passa in consiglio questo accenno dei fondi, io mi ricordo di cifre mostruose, 350 milioni di euro, fondi chiusi maltesi, e ricordo che diciamo nel fluire di queste informazioni mi entra nell'orecchio, di come fondi chiusi maltesi, la trasformazione di provviste, mi pare di ricordare che fossero provviste che erano state fatte su titoli AAA, quindi titoli rilevanti, istituzioni finanziarie per tenere un po' di liquidità nella banca all'epoca del credit crunch, che poi dopo mesi diventano l'acquisto, si trasformano nella cui vengono ceduti i titoli AAA, si comprano titoli maltesi. Azimut, esattamente. Mi pareva che fosse un titolo, diciamo, negoziabile, importante, votato, istituzione finanziaria primaria. Allora, da quello che ricordo, ci dissero, o io capii, che nelle epoche X, non so dirle, si comprarono i titoli Azimut per creare una possibilità della banca di fare di dare della liquidità, quindi diciamo. Dopodiché, a un certo punto, il consiglio mi fu informato all'epoca, il consiglio in cui io non ero seduto. Quelli che si vendono i titoli, però pare che questa vendita dei titoli ci dicono, o io ricordo, che fosse invece nel perimetro delle responsabilità, delle competenze della direzione generale. Però io sento dire titolo fondo chiuso, che già suona già male così, maltese, suona malissimo. Poi vedo gli intestatari, i proponenti, non so come si dica in italiano, di questi fondi maltesi, e a me cascano le braccia. Per fortuna reagisco anche malamente, devo dire, perché devo aver dato anche questo lucidia. Lucidia, cui ho voluto anche vedere la registrazione del verbale, ho usato termini non da CDA, quanto meno tribunale, dicendo ma per me che senso? E come? Ma ecco, è un concetto molto alto, dottore, cioè, prego, ho detto molto alto, sì, sì, ma anche perché ritrovavo tra i vari uomini anche Alfio Marchini, per cui dicevo, ma allora ho fatto 2 più 2, ho detto, ma allora, tra l'altro Alfio Marchini mi credo, se non ricordo male, fosse anche un debitore alla banca di molte decine di milioni di euro. Ma io questo credo lo ha preso in questo contesto o no, credo, questo credo fosse lo sentito, credo che sono 4 anni fa e non me lo ricordo, però che Alfio Marchini fosse il creditore della banca mi pare che non ci siano dubbi, perché sono iscritto e sono molte decine di milioni di euro. Debitore. Ovviamente parte creditrice, e ricordo che in un successivo, qualche mese dopo, consiglio di amministrazione, la posizione afferente a Marchini, ma dico Marchini per magari anche gli altri famosi diciamo appunto promotori di questi fondi chiusi maltesi, però mi ricordo che si scrisse un write off, diciamo, possibilità di credito di oltre 35 milioni in un colpo, penso che poi io voglio fuori al consiglio, penso che abbiamo cancellato anche i successivi 35, se ho dei buoni ricordi rispetto alla posizione. Si ricorda i nomi di questi fondi, dottoressa? No, non mi ricordo il nome dei fondi, mi ricordo che erano 3, in testa 350 milioni e mi ricordo. Sì, la realtà è complessa perché poi ci sono dei sottofondi, però ecco quelli, diciamo così. Quelli che ha detto lei sul contesto, le menzioni dei problemi che avevi scritto è coincida per quanto mi riguarda con le prime notizie relative ai rapporti della banca con i fondi Antena e Otto. Esatto. E l'altra cosa che volevo dire, lei sia stato in consiglio di amministrazione, ma il consiglio di amministrazione, cioè, com'è che lei ha saputo di questa cosa? C'era stato un report
da parte di qualcuno in quel contesto? Non ne so dire la, diciamo, la genesi dell'informazione. Come le ho detto, quando sento parlare di fondi chiusi, di Azimo trasformato in fondi maltesi chiusi, per me non è così. E al tempo di serramento che incidiamo, ha ricevuto l'informativa sui rapporti con i fondi citati da parte, se non erro, dall'interna audit, che in sostanza è che quanto è messo. Sì, sì, molto. Beh, direi che sarebbe anche auspicabile che fosse stato l'interna, cioè se fosse un'azienda me lo aspetterei che sia l'interna. Cioè, poi magari era curioso che venisse saltasse fuori allora, visto che la cosa era già stata fatta. Però questa era una delle sottolineature. Poi la sorpresa che ho avuto, infatti ho reagito male per quello, anche perché, ripeto, i personaggi iscritti tra i promotori di quei fondi mi pareva che fossero persone da una banca che credevo che se quella reputazione dovesse stare lontana. Anche detto al nome che abbiamo citato, per esempio, però se va a vedere gli altri, ce ne sono anche degli altri. Sì, sì, ma i nomi sono stati, non so, ripeto, che non ci ha sentito il processo. Invece, per quanto riguarda le operazioni, facciate, o comunque operazioni, diciamo così, caratterizzate da un finanziamento della banca, utilizzato in tutto in parte per l'acquisto di azioni dello stesso istituto. Questo tema è venuto fuori? Sono venuto fuori le lettere a un certo punto. Cioè a un certo punto rispetto ai fondi se lo ricorda però guardi sul prima e dopo sì anch'io penso sul prima e dopo direi che diciamo l'accelerazione compulsiva di tutto il massacro che stava succedendo e l'accelerazione è avvenuta secondo me dopo la metà di maggio del 15 nella mia testa. Ecco, allora leggo il verbale che ha reso al tempo. Di seguito, sempre nel mese di maggio, è emersa anche la problematica delle cosiddette operazioni baciate. Ho preso questa problematica nella considerazione della CPA, nel quale è stata illustrata al Consiglio medesimo una informativa relativa all'esistenza delle cosiddette operazioni baciate. Sì, sì, sì. Poi, vediamo un attimo se voglio sbagliare. Se ti ricordi, in questa occasione viene data notizia anche dell'esistenza di lettere di impegno a fine di funzionare la banca a favore dei volumi azionisti. Ricordi se fu quasi contestuale questa? Sì, io secondo me era abbastanza contestuale, ripeto, non mi sono mai trovato e spero di non ritrovarmi in una situazione in cui si chiama un consiglio di amministrazione ogni altro giorno. Quindi dire esattamente la dinamica è complessa, comunque le lettere sono comparse e abbiamo visto anche qualche copia, poi circolarizzata qualche copia perché sembrava incredibile, però c'era questo periodo. Invece per quanto riguarda il tema dell'allontanamento dell'allora direttore generale, si è trattato contestualmente a questo momento a tutti i CDA? Si ricorda? Beh, mi sentirei di dire che è stato abbastanza tempestivo rispetto alla reazione di tutta questa situazione. Sì, non mi ha stupito, ecco. Ma che cosa si dice sui motivi dell'allontanamento del dottor Sorato? Beh, un giudizio molto serio, molto duro, molto severo sul operato. Io sono entrato in consiglio il 4 di aprile di dicembre del 14, tutta il secondo giro, diciamo, il secondo fundraising per l'aumento di capitale, non so quando era, ma era qualche 7-8 mesi prima, non so quando, quindi io non ho vissuto, come dire, l'intensità dell'aumento di capitale di una banca, non ne ho idea. Certo che lettera a mano si può fare, no, secondo me è severamente vietato, se ce ne sono 50 o 60 è severamente vietato per 50 volte, insomma il direttore generale è il minimo che se ne vada una mena la mia testa. Volevo chiedere questo, il consiglio di amministrazione, questo contesto ha comportato anche il tema di
come regolare i rapporti con il direttore generale. Sì. Cosa si disse? E lui si ricorda la seconda era? Guardi, il tenore non era un tenore, era un tenore molto, molto rigoroso. Non posso dire che ci fosse un accordo consensuale, cioè devo dire che se ricordo bene l'attitudine era molto dura. Sì, no, ma diciamo così, quelli che poi erano, diciamo, che il regolamento economico del di come il direttore della banca si sarebbero lasciati. Lei sa che sarà qualcosa è stato riconosciuto in termini economici. Provo a rispondere in questo senso. E se l'aspetto economico è stato oggetto di una discussione in consiglio di amministrazione? Sì, l'aspetto economico secondo me è stato oggetto di una discussione. Le dico come l'ho vissuta io, così come ho cercato di dirle il mio punto di vista, proprio il mio personale, e quindi rendo conto che qui conta l'esperienza che ognuno di noi ha. Io raramente ho visto, probabilmente è il mestiere che è diverso, però raramente ho visto una così grande. Mi sembrava che tutto fosse pagato troppo in banca. Cioè, mi sembrava che fosse retribuzioni, trattamenti, in generale, mi sembrava che fosse abbastanza generosa tutto. Anche strutture importanti, io vengo da un mestiere mediamente a basso margine, diciamo, tessile, e comunque molto attento all'abbigliamento, quindi non è che io sono esperto. Di quella caratura con quei professionisti ho pensato che fosse che una banca si facesse in quel modo lì, il vertice di una banca così importante, si diceva sesto o settimo gruppo bancario italiano, ho pensato che si facesse così, però mediamente era tutto ben pagato, insomma. Anche consulenti, business plan. È anche un po' difficile immaginare che a qualsiasi cosa ti venga in mente l'ultimo arrivato alzi la mano e dica ma bisogna pagare di meno. Adesso di Sorato non me lo ricordo, cioè di Sorato era pagato troppo prima, era pagato, non mi ricordo come è stato liquidato, ma non si ricorda proprio, non mi ricordo la cifra, però mi ricordo di aver vissuto, di aver pensato che fosse comunque fosse un sacco di soldi, solo questo. Ma riferito anche all'accordo, diciamo così, di Vabbè. E invece quello che è, andiamo avanti. Credo che lei abbia avuto un ruolo anche, non so se nella scelta, ma forse nell'ingresso di Iorio in banca, forse non nella scelta, ma nei contatti con Iorio. Nella scelta non ne avevo la caratura. Vabbè, io avevo conosciuto il dottor Iorio quando era in UBI, per combinazione alcuni mesi prima, perché avevo sono ricordo la coordinazione sociale, diciamo, che avevo fatto colazione con il dottor Iorio e parlandoci sapevo che era un manager molto qualificato, ci scambiamo i numeri, mi aveva fatto una buona impressione, ma era così, e avendo un'età simile ci davamo del tu, quando è emersa la necessità di sostituire il direttore generale, in qualche occasione io ho fatto presente che lo conoscevo e che potevo fare, normalmente per le libre e ricevere il telefonino, potevo fare una creare un contatto, si crea un contatto. E poi come poi c'è stata una riunione e poi lo incontrai, lui era ovviamente con il giro, lo incontrai, facendo colazione in un ristorante a
e gli dici guarda che c'è questa possibilità e so relativamente, cioè non so le condizioni economiche, non so impegni, non so tanti, però è successa questa roba qui, che era il video peraltro, che sono fossi due direttori della banca, e se vuoi approfondire, io lì sono, così io sono, rapporti con te ce li ho e posso creare la combinazione. E poi è stato? Sì, perché lui mi raccontò che voleva, evidentemente era una sfida importante, ma voleva fare uno step di carriera e comunque da vice a direttore generale di una banca era uno step di carriera, evidentemente, secondo io non ho capito. Non sono neanche sicuro, forse più piccolo, comunque sono sicuro. Comunque era uno step di carriera e quindi poi si crearono i contatti e fu selezionato. Senta, quasi tutto, rispetto a quello che lei ha detto prima, ho letto un pezzo del Parlamento, 15 agosto 2016, il tema è il momento in cui lei ha saputo delle importanti di queste operazioni e invece il tema sarà. Disse, confermo che anteriormente alla seduta del CDA, il rapporto con Solano, non aveva avuto alcuna informazione circa l'esistenza di operazioni facciate. A me interessa, lei non ricorda la perché io, come le ho detto, il mio prima era molto più sereno, il dopo è stato invece una graduale presa di coscienza che era successo qualcosa in banca. Mi avrei finito se deve aggiungere lei qualcosa sui temi che ho chiesto. Quello che posso aggiungere è che evidentemente umanamente diciamo per me è stato uno shock rispetto a un territorio che evidentemente ho scelto una casa mia, che è casa mia, che è un territorio che amo e che ha colpito tutto quello che è successo dopo. Innanzitutto quello che è successo ai risparmiatori, quelli che sono stati veramente colpiti. Le aziende, il territorio, insomma, la reputazione del territorio. Ecco, se avessi potuto avrei fatto meno. Ho finito, Presidente. Grazie, buongiorno. Dobbiamo dare la parola. Allora, è interesse comune, quindi. Per fortuna non sono così esperto, allora vedevo. Allora, solo un attimo, non è test della Banca d'Italia né di Consob, è il test delle difese Zigliotto, Piazzetta, di quel periodo, poi in modo particolare nel momento in cui è stato l'avvio dell'ispezione di Lucie. E di nuovo un primo e un dopo. Diciamo che prima io non avevo ragione, avendo zero esperienza, non avevo ragione, diciamo, avendo zero esperienza di banca, ma esperienza anche di quotate, non avevo ragione di credere che l'interna audit non stesse facendo al meglio la loro funzione, anche perché questi consigli nascevano, cioè si alimentavano di presentazioni, di selezione di decisioni che poi il consiglio doveva prendere, che venivano filtrate da più di funzionari, da più di consulenti, insomma,
filiera dentro a una grande azienda, evidentemente. Quindi io, nella migliore parete, credevo che la decisione finale fosse ampiamente filtrata perché affinché sia stata la migliore. Insomma. Poi comunque, secondo me, uno come me deve cercare di portare il proprio contributo più in chiave di business, di opportunità di sviluppo del business economico che non di normativo o formazione. Insomma. Quindi è chiaro che dopo, nel dopo, diciamo il successivo, a metà di maggio, c'è dubbi sull'audit, sull'internal audit. Ma un nominativo di riferimento quando parla di internal audit? Ma no, guardi. L'internal audit dovrebbe essere il paladino del corso di essere antipatico con tutti, dovrebbe stare in mezzo e non avere padroni, insomma. No, ma dico, quando parla della funzione interna audit, riguarda la nominativa. Ma mi ricordo il nome, mi ricordo il signore lì, mi sembrava. Però guardi, mi ricordo che quando la tensione si è alzata. Sì, il signore lì me lo potete rileggerlo voi, come si chiama? Giuseppe Ferrante? No, quello successivo. Scusi, Massimo Botti, esattamente. Sembrava che fosse un pugile suonato, e io non so dire se era un pugile suonato dalla buona o dalla cattiva fede, però mi pareva che il mio feeling è che non avesse lavorato bene nell'intera così, che se no alcune cose dovevano saltare fuori prima, non succedere. Ma questa sua sensazione di fuggire suonato l'aveva anche prima dello scoppio? No, perché se non hai il tema di... cioè, prima c'erano delle fasi in cui arrivavano, come dire, delle determinazioni che l'internato, cioè, prima bastava essere, come dire, garantiti che l'internato l'avesse deve essere analizzato, quindi se uno non dice niente presumi che se no finisce più, cioè con quella complessità lì non finisce più. E dopo era, ma l'avrà visto, mi ricordo di aver fatto anche degli interventi chiedendo se l'internando l'audit era a conoscenza, l'aveva minimata. E si ricorda le risposte? Beh, le risposte, non mi ricordo la risposta specifica, ma le risposte erano sempre affermative, evidentemente. Cioè? Che avevano visto? Adesso non sull'aspetto specifico non lo ricordo, ma il dopo, cioè il dopo maggio 15. Siccome abbiamo parlato di due tematiche, peraltro, da un lato operazioni cosiddette lasciate, dall'altro la tematica dei fondi, quando lei dice che ha rivolto delle domande, se avesse visto, quali di queste due tematiche, o entrambe, si riferisce? Entrambe. La mia reazione sui fondi è stata diciamo, i vertici della banca, i vertici operativi della banca, è stata molto generica, ma molto esplicita, c'è il verbale, sì, quel consiglio. E invece l'ho interrotta, quando lei ha fatto domande sugli interventi di interna audit su quelle due tematiche, le risposte ricevute? Mi pare che fossero delle risposte, delle non risposte. Cioè io ricordo che a quel punto la tensione era, la situazione era, stava precipitando e mi pare che quel signore non fosse più in grado di rispondere. Questo è quello che ricordo io. Va bene, grazie, non ho preso. Esami diretti, no. Parti civili. Buongiorno, dottore, delle parti civili. Senta, a proposito delle critiche che sono state fatte dal signor Nowy della vigilanza europea sulla competenza specifica dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, sì. Ha espresso considerazioni anche nei confronti del Presidente del CDA solo dei singoli membri del signor. Ma secondo me è stata abbastanza generica, non so, non è che ricordo di essermela presa, di essermi sentito, come dire, di essermi concentrato su me stesso, però ricordo che era non è mai stata specifica sulla singola persona, poi ognuno ha sentito quello che ha sentito rispetto alla propria professionalità, alla propria storia, così l'ho vissuta io. Invece, a proposito dei fondi di Luigi Maltesi, lei, se non erro, prima ha riferito il consiglio di cui ancora non facevo parte, ne era stato informato.
io ho, ho detto che per quello che mi era stato detto, direi ci era stato detto, perché io poi non parlavo perché di banca di fuori del consiglio di amministrazione, cioè non avevo molta pratica di corridoio, diciamo così. La genesi dell'operazione dei fondi nasceva da una necessità della banca di avere una provvista di liquidità che si basava su titoli azimut rilevanti, 300 più milioni, che poi in mesi successivi, o forse anche anni successivi, ma penso mesi successivi, erano stati trasformati vuol dire venduti sul mercato, e con l'incasso poi impiegato l'incasso per comprare i titoli, sì, per partecipare ai titoli notati. Questo è quello che mi ricordo io. Ok, ma le risulta che fosse stata un'operazione deliberata dal consiglio di amministrazione prima del suo arrivo? No, io ricordo che l'operazione di acquisto degli azimut, e quindi in periodo di stretta creditizia, che ripeto precedente la mia presenza in consiglio, ricordo che mi è stato detto che era stato trattato il consiglio, evidentemente ha parlato bene ad approvarli, mentre invece la trasformazione, cioè la cessione, avrei fatto bene a provarli, comprare degli azimut che erano titoli diciamo di alta qualifica in un momento in cui potevano essere strumentali all'attività della banca, presumo che quando è stata fatta quella scelta fosse una scelta corretta, perché con quei titoli la banca ha potuto continuare a pagare del credito in momenti in cui il mercato dava poco credito. Questo è quello che ricordo. Diversamente, la trasformazione, cioè la vendita sul mercato dei titoli di azimut e l'acquisto dei titoli maltesi, finché c'ero io sicuramente non è stato oggetto di consiglio di amministrazione, ma da quello che avevo capito, siccome era precedente, perché i titoli erano stati acquistati precedentemente, da quello che ricordo il consiglio non era informato. Ma dopo che lei ha fatto questo intervento che ha definito acceso e sentito in consiglio di amministrazione, ha avuto modo di confrontarsi con il presidente o con altri membri sul motivo per cui erano state fatte le sue? No, mi pare di aver espresso in quel consiglio quello che pensavo in maniera abbastanza esplicita. Mi ricordo anche che, contrariamente al solito, non mi sono alla fine del consiglio mi sono alzato e mi sono andato. Va bene, no, non aver salutato nessuno. Grazie. Sì, ho parlato per la parte civile, il dottor Manzotto, sì. Volevo fare riferimento soltanto alla circostanza da lei riferita dal pubblico ministero relativa, poi come ripreso anche dall'autorità della parte civile, sul giudizio particolarmente severo espresso dalla signora della Luce. Dico, in ordine a questo giudizio, così come riferito, naturalmente devo fare riferimento al fatto che fosse rivolto a tutti i componenti del Consiglio, compreso il Presidente, penso, no? Io penso di sì, ma però di nuovo torno a dire quello che penso e sentivo io, pensavo e sentivo, continuo a pensare. Era curioso che si fosse lì secondo presupposti che stavano cambiando, perché storicamente stavano cambiando, e quindi arriva qualcuno che dice che oggi sei uno diverso, lei è un avvocato, farà l'avvocato, non è che cambia, diventa più bravo o meno bravo, cambierà l'ambiente di riferimento dell'istituzione a cui si sta riferendo, no? Io mi sono sentito curioso alla riunione, perché stava rampognandoci, o mi sta rampognando per una roba che tutto il mondo sa che io non sono, sì, un tecnocrate bancario. Il riferimento a delle particolari operazioni in circostanza. No. I componenti del CPA, lei compreso, hanno ritenuto di adottare, di rispondere, di giustificare in qualche maniera, di creare un documento che giustificasse l'operato. Ma guardi, intanto nell'eterogeneità di cui le ho parlato, io, essendo io l'ultimo arrivato e quindi meno qualificato, credo di ricordare che ci fossero persone molto qualificate con una lunga esperienza di consiglio di amministrazione della banca, che sia pure che siano stati dei tecnici straordinari, non lo so, sicuramente io ero meno qualificato, sì, afferente a quella competenza. Poi magari un po' di vizio,
po' di mestiere, 20 anni di azienda, l'ho fatto anch'io, magari alla fine il contributo lo potevo portare anch'io, ed è il motivo per cui ero lì. Ho trovato curioso che improvvisamente cambia tutto l'ambiente di riferimento, anche io l'ho cambiato rispetto al giorno prima, e io ero uguale al giorno dopo. È arrivata una signora che mi ha detto, io andavo via volentieri, cioè, io, come dire, torno via di lei, il mio approccio era, se posso essere utile, volentieri, non divento né più importante, né più vista, né più potente, non è cioè, capisce? E allora mi sono seccato. Perché uno ti dice, guardi che lei, che è intervenuta in un matrimonio normativo, non è compliant, e va via. E poi recentemente, senza fare tutta la discussione, poi è arrivata, c'erano tutti i funzionari, tutti vestiti di nero, tutti con queste cravatte nere, quindi c'è quella disposizione, io mi sono seccato per quello. Comunque è stato un ricovero, diciamo, se è vero, generico. Molto generico. No, non lo so. Più un altro no. Guarda, io ricordo di aver risposto in inglese direttamente a lei. No, lo dico perché c'era tutta la liturgia della traduzione, cosa come era un po' complicata. E ricordo a quel punto lì rispetto alla luce, cioè io ho detto quello che pensavo e non ricordo poi se qualcun altro ha reagito, sicuramente qualcuno ha detto qualcosa, però non ricordo che cosa ha detto. Io parlavo per la proiezione di me stesso in un consiglio di amministrazione in un momento storico in cui succedeva un problema. E se ne è riparlato poi in una successiva con il Consiglio di Amministrazione del Controllo? Beh, se ne è riparlato in chiave normativa che cambiava e quindi necessità della banca di diventare, presumo, una società per azione, tutto quello che afferiva, diciamo, alla normativa che cambiava. No, diciamo che non se ne è parlato non veramente, ecco, se ne è parlato. No, mondanamente, cioè non si è parlato di riferimento a quello di pratica e quello di pratica. Io l'ho vissuta come una curiosa interpretazione di fatti, ecco, stava cambiando una normativa, ma ripeto, quelli che erano lì erano quelli che erano lì, non si sapeva chi poteva dare cosa, in quanto competenza professionale non possibile. Sono andato, buongiorno, avvocato Bertelle per le parti civili. Buongiorno. Sempre una domanda. Lei prima ha espresso un giudizio negativo sul comportamento del CDA, meglio della banca, in relazione ai pagamenti. Lei sa che il dottor Sonato è stato allontanato e ha motivato giustamente. Quando gli è stata offerta la somma, che poi fra l'altro la banca ha cercato di bloccare il pagamento, lei non ha chiesto perché questo signore, praticamente cacciato, riceveva anche il remunerato con 6 zeri. Mi pare di averlo chiesto. E cosa gli è stato risposto? Beh, insomma, c'erano dei contratti che bisognava comunque che si, cioè degli accordi, e comunque bisognava approfondire la modalità per cui era stato allontanato. Per poi un'istituzione di quel tipo, un'azienda può anche allontanare il proprio dirigente per vari motivi, magari anche a colpa grave, poi a colpa grave definita, diciamo, come si dice, a colpa grave certa, poi evidentemente ci si può rivalere, insomma, però nell'interruzione del rapporto di lavoro, se c'erano degli accordi, non era una negoziazione, era una negoziazione per quel che mi ricordo che era basata su un contratto. Quindi lei ha chiesto e non ha detto, ma guardate, se questo ha commesso degli errori, perché lo paghiamo? Blocchiamo il pagamento. No, probabilmente l'ho anche detto, non lo ricordo, o sicuramente l'ho pensato. Però dal blocco del pagamento all'effettiva esecuzione di quello che lei sta dicendo si dovevano fare degli ulteriori approfondimenti. Bene, c'è un'altra
curiosità e informazione. Lei ha detto che non sapeva, non ha partecipato alle baciate, l'ha saputo tardivamente. Mi pare che partecipato alle baciate. Le baciate. Ma cosa hai partecipato? Non ha approvato baciate. Ma mi risulta che lei è stato sanzionato dal consulto per le baciate. Posso dire perché? Però io sono stato sanzionato e avrei anche vinto quella. Avrei anche avuto, diciamo, soddisfazione, perché io mi sono appellato e ho dimostrato che io sono stato sanzionato e sono stato anche liberato da questa sanzione. Quindi la Corte d'Appello si è accorto il suo ricorso. Grazie. Però, scusi, avvocato, volevo precisare che io, quando ho fatto quell'intervento, quello che ho detto, l'affermazione sulla sensazione che si pagasse tutto molto, non è stata una critica che ho fatto al consiglio di amministrazione o alla banca, ho semplicemente pensato che un'industria intesa come un sistema economico abbia delle regole diverse. Come forse sapete, un certo tipo di aziende dell'abbigliamento che hanno creato grande valore in questi anni pagano molto i manager di vertice apicali, il tessile paga molto meno. Il margine di riferimento delle aziende, quindi voglio dire, ho imparato che ci sono anche fattispecie in cui lo stile della casa è quello, diciamo, del settore è quello, quindi io sono anche stato zitto. Mi pareva che fosse un mestiere dove si guadagnasse bene in generale. Anche, lo dico anche per i consulenti, per tutto quello che per tutti gli stakeholders ambi. Ecco. Grazie. Prego. Avvocato Musetti, difesa 18, buongiorno. Solo due chiarimenti. Uno è un problema di studio di memoria. Lei ha più volte citato da lui, però io ho il verbale di questo incontro. Se le dico il nome Muriel Chiesse, che era invece in realtà la funzionaria francese che ha parlato in inglese, le viene in mente era questa signora? Sì, sì. È tanto, dato che più volte è stato citato. No, ha ragione. Vabbè, solo questo. Però che stamattina l'avvocato non sarei stato in grado neanche di dire il nome della capo ufficio, che è quella Wiki. Certo. Però sì, mi ricordo che si chiama Muriel, tanto per precisare, dato che più volte è stata citata. Invece solo su un episodio, nell'altro episodio, lei ha più volte citato il dottor Arpio Martini, qualità di debitore e di partecipe ai voti. Lei ricorda un episodio che si è svolto al premio Guido Carli, che si è tenuto nei primi giorni di maggio del 2015? Se vuole riferirlo. Sì, noi eravamo in giuria e la Presidente del Premio, mi vedo che c'è un po' di confusione, poi era un premio che quel giorno avveniva nella sala della Lupa del Tecitorio, quindi c'era tutta la sessione di security, tutte le cose informali di quei luoghi, e vedo che c'è un po' di turbolenza e lei si rivolge a me, e la signora Liuzzo si rivolge a me, dice: ma tu conosci? Beh, io dico sì, lo conosco, nel senso che so chi è, ma perché vuole a tutti i costi essere seduto in prima fila vicino a Zonin, che peraltro era premiato. Allora io dico: guarda, non so dirti, non ho idea, non è mai venuto, non capisco, non so che cosa. Io poi ricordo che andando, camminando giurati e premiati verso il banco, verso la sala, dissi al dottor Zonin, tu lo conosci? E lui dice: no, non lo conosco. Lui disse: no, non lo conosco. E io mi ricordo che fece una faccia come per dire che c'è la larga, insomma. Però anche lì, vede, avvocato, non è che io avessi dei rapporti diretti con Arpio Martini, per cui sapessi che o avessi qualcosa, però
diciamo chiunque lo sapeva a Roma che era questa cella d'aria, e anche fuori Roma, e anche in tutta Italia, e anche in Spagna. Allora mi è parso curioso, qui 10 giorni dopo parlare che la banca ha fatto degli affari come così. Però per me interessa che il dottor Zonini disse che non l'aveva mai conosciuto. Il dottor Zonini disse io non so chi è. Grazie. Un'altra domanda. Giulio Manfredini, difesa di Giotto, buongiorno dottore. Rapidissimamente, in relazione all'incontro, che allora sappiamo essere quella di sé, avvenuto con la BCE e con la TSE in particolare. Lei ha detto all'esito io mi sarei dimesso per quello che mi è stato detto. E, si ricorda se in relazione alle quali dimissioni la TSE riferì qualcosa ai membri del Consiglio di Amministrazione? Non mi ricordo, ma mi metto di non essere dimesso. Perché lei all'epoca, quando è stato sentito dal pubblico ministero, ha riferito. È stato in questo momento, cioè quando c'è stata quella riunione, che ho iniziato a maturare la volontà di uscire dal Consiglio di Banca Popolare che è caduto adesso. Tuttavia, per l'invito della stessa Nui, che quindi sappiamo essere da TSE, a mantenere inalterata la composizione del Consiglio, almeno sino alla trasformazione in SPA, ho ritenuto di mantenere l'incarico. Le ricorda di questo? Ma io ho avuto alcuni passaggi in cui mi ero... ero sempre determinato a lasciare, e poi mi veniva detto sempre che sarebbe stato, diciamo, delicato e anche sarebbe stato negativo per la banca che stava facendo un processo di trasformazione, o che stava, insomma, c'era sempre un motivo per cui era meglio di lui che avessi in consiglio. Accidenti. Senta, poi in relazione ai consigli di amministrazione di maggio 2015, quelli dove Internal Audit ha rappresentato il Consiglio attraverso gli audit, la vicenda dei fondi, la vicenda epilogata, la vicenda delle operazioni passate. Ricorda la reazione degli altri consiglieri rispetto? Lei ha riferito già di quello che ha verbalizzato, quello che ha dichiarato il Consiglio quando è stato esposto il Consiglio della vicenda dei fondi. Ricorda la reazione degli altri consiglieri in merito a queste novità che mi hanno prodotto dall'interno? No, ricordo, certo, la cosa certa che ricordo è che la mia reazione sul famoso argomento consigliare sui fondi Maltesi, ricordo di essere stato quello che ha reagito per me, però non so dargli un grado di reazione agli altri. No, io non le chiedo il grado, ma le chiedo se il tipo di reazione, cioè se erano stupiti quanto lei o la sua quella che era la sua percezione. Tanto ero un tavolo grande, direi di sì, diciamo, perché sempre a ricordo della sua memoria, quando è stato sentito dai pubblici ministeri il 11 agosto 2016, in relazione a quello che veniva appunto rappresentato dall'internal audit in CDA, lei diceva: se ben ricordo, i membri del Consiglio manifestarono un vivo stupore rispetto al contenuto di questa informativa ed ho avuto la netta sensazione che vari membri non fossero a conoscenza dell'investimento compiuto della banca nei fondi. Ma questo è quello che ho detto, sì. Nessuno, secondo me, aveva contezza della trasformazione da Azimut a, come abbiamo detto, ai fondi Maltesi, anche perché alla domanda, come dicevo prima, la domanda specifica ci è stato detto che era stata una decisione di direzione generale, non una decisione del Consiglio. L'acquisto e l'utilizzo della provvista iniziale era arrivato in altri consigli precedenti a mia, quando c'ero io, ma poi la cessione invece è stata come una scelta operativa, da quel che mi ricordo. Grazie, non ho altre domande. Grazie a lei. Governatore della difesa da lui. Una sola cosa, il consiglio che lei, ai quali lei ha partecipato, vi è la discussione sui vari temi che le varie strutture della banca portavano all'attenzione del consiglio per le delibere, per quello che lei ricorda? O c'era una supina accettazione delle proposte
che le varie strutture portavano per l'esame del consiglio? Ma io non so dire se era supina, diciamo, sono argomenti complessi, personalmente erano argomenti complessi che ritenevo filtrati da fiori professionisti. Nello specifico, proposte sui crediti erano oggetto di approfondimento? No, non si discuteva. Erano anche rappresentati, ci ho messo un po' a imparare a leggerlo, erano rappresentati in maniera, diciamo, esteticamente come formato e in maniera esteticamente comprensibile. Ma ci vede comprensibile anche per un profano di logiche mortali come lei in quel momento. E per quel che ricordo, le discussioni erano. Però tu, avvocato, dietro a un documento, come dire, ti devi tirare, perché l'esposizione del signor X rispetto al sistema bancario nazionale, rispetto all'istituto, che poi con le due parenti che vedi, poi tu vedi che cosa è la garanzia di quella esposizione. Ti fai un'idea, il vero tema è capire chi è quello lì. Non è che io ne conoscevo qualcuno. Ricordo che quando arrivavano al tavolo alcuni miei congiunti, familiari, eccetera, alzai la mano e uscì, familiari e cugini, quindi eventualmente per la legge almeno in conflitto, il mio conflitto di interesse erano cugini, anche cugini secondi, quindi. Però nel dubbio così andavo a bere un caffè. Allora, la mia domanda è molto più banale. Su queste proposte di delibera dei crediti, vi era, per quello che mi ricordo, un approfondimento, una discussione? Secondo me è sufficiente, non mi sono sentito a disagio io. Cioè non ho mai avuto la sensazione. Poi c'era il prima e c'era il dopo. Dopo il maggio 16, dopo stai a disagio anche a star seduto, no? Perché prima. Per cui, per quella che è stata la sua esperienza, da parte del Consiglio, c'era o no un vaglio sulla proposta che portavano i crediti? Grazie, non fa più. No, grazie. Dottore, nelle voci precisazioni, argomento fondi, come si mette con posizione sconosciuta, prima di quella seduta del maggio, era stato trattato il consiglio che lei ricordi da quando lei, nelle sedute a cui lei ha partecipato in un anno. Invece, altro argomento, lettere di impegno e operazioni su capitale correlato, operazioni di quando è emerso l'argomento in consiglio e qual è stata la dialettica in consiglio in relazione a questo specifico argomento che lei ricordi e come è emerso? Guardi, Presidente, per me il prima e il dopo è legato a quella riunione consigliare dei fondi, ma la mia sensazione è che fosse tutto, perché precipitava tutto nella complessità, no, dell'attività della banca, del consiglio della banca, eccetera. Mi è parso che tutto fosse in quell'epoca lì. Argomento lettere di impegno, sì, che lei ricordi, sì, come, da chi è stato portato all'attenzione del consiglio e se ricorda la dialettica consigliare in relazione a quello specifico argomento, lei si è confrontato su questo specificamente, su quello che stava emergendo con altre componenti nel consiglio, dentro o fuori il consiglio, chi erano i suoi interlocutori, quelli che conosceva all'interno del consiglio, rapporti di frequentazione che lei aveva? Ma la frequentazione, da presidente della fiera c'erano anche le azioni questi, no? Sì. Il Consiglio 8 rappresentava una piccola parte del capitale, in quanto presidente dell'Unione degli Industriali, anche nel cuore naturalmente, però io ho cordialità con tutti, sono tutto Togliana, con direi con tutti, insomma, più o meno con tutti, alcuni non li conoscevo, li ho conosciuti lì, insomma, in generale direi che avevo rapporti buoni, normali, assolutamente normali con tutti. Mi pareva, non so molto
non sono molto collocato nel momento esatto in cui ho letto la copia della lettera, l'ho chiesto di vederla, ma giravano, quindi. Però naturalmente la poi copia della lettera di una delle lettere di impegno sì. Perché era la prima volta che avevo provato a farselo anche ascoltarlo, anche perché mentre il discorso del fondo, come dire, uno come me l'ha capito subito, nel senso che mi ha sbattuto sul garrone subito, la lettera di impegno ci ho messo un po' a capire, cioè non era un, come dire, che ci fosse un cortocircuito, ci ho messo un po', me lo sono fatto spiegare, o l'ho capito ascoltando il consiglio. Non è, ascoltando chi? Beh, quando poi è emersa ho ascoltato la trattazione del consiglio, le lettere baciate, diciamo, numero, l'intensità del capitale, mi sentirei dire che hanno colpito il Consiglio di Amministrazione, non è che... E su questo argomento lei si è confrontato con altri consiglieri quando è venuto fuori il corso dell'ispezione? La mia frequentazione direi che in linea di massima si limitava al caffè fuori dalla sala consigliare o poco altro, quindi... Non è che mi sentirei mi ricordo riunioni specifiche in cui si discuteva adesso cosa facciamo. Con Zigliotto, con Zolina, hai trattato questo argomento? Te la ricordi? No, con il presidente Zolin dell'epoca dissi, in qualche sede intorno, dissi ma e lui mi disse sono vietate. Mi ricordo perché mi ha fatto una pace che mi deve vietato. Quindi ho preso su quell'epoca lì, mi ha detto io. Cioè, non è perso. Ecco. Mi sono attenuto, io poi da quel momento lì ho completamente perduto, serenità nel dare il consiglio alla banca. Quindi da poco dopo, io da giugno 15 possibilmente non ci sarei più dovuto andare. Lì era quella cosa, era confidarsi di quello che arrivava, quello che era sul tavolo, appunto l'interno all'ordine, quello era lì, non ero più contento di essere. Domanda sulle domande del tema? Io sono d'accordo, ma quando aveva sentito parlare di baciate, sapeva che il consiglio, o meglio le chiedo, le risulta che il consiglio dovesse approvare i finanziamenti, le risulta che il consiglio dovesse approvare la vendita delle azioni, le risulta che queste due cose potevano essere fatte assieme, il consiglio aveva contezza o poteva avere contezza del fatto che finanziava delle azioni, magari per 20 milioni. Guardi, tutta roba che quando eventualmente è avvenuta era roba che avveniva un anno prima di quando arriva in consiglio, 8 mesi, non so, quando non ricordo neanche quando fosse la quantità. Cioè, non glielo so dire. Sicuramente dopo che è emersa la lista delle lettere, con le lettere, la copia delle lettere, eccetera, da qualche parte l'avranno tenuto queste lettere. È evidente che dopo tutto era bloccato, evidentemente, cioè non c'è nessun tipo di dinamica verso quel signore a cui era stata data la lettera di impegno. Però prima io non lo so, non c'era, quindi non lo so. Allora io so che lei ha appena dichiarato che non era a conoscenza che fossero vietate. Non l'ho dichiarato. Io non ho dichiarato che ero a conoscenza, io so che erano, cioè quando la lettera di impegno va da sé, come ho detto prima, che il capitale che cerchi sul mercato non può essere finanziato dallo stesso soggetto che sta cercando di finanziarsi, quindi questo va. Poi dopo capirlo, diciamo, per automatismo è una cosa diversa, magari sono messo 10 minuti, però non è che non sapevo che non si potesse fare. Quando incontrai Zonino fuori dal consiglio, gli dissi ma questa roba qua
movimento è vietato. Evidentemente immagino io che si riferisse all'impegno, perché non è mica, non credo abbia firmato il Presidente, l'avrà firmato i vari funzionari, se ricordo bene, quelle lettere, l'impegno. Quindi evidentemente si riferiva all'operato di qualcun altro. Sì, ma allora Presidente, dottore, lei era nel Consiglio quando poi furono approvate quelle rettifiche di bilancio per 300 milioni, 500 milioni. Ecco. Lei si chiese, poiché queste rettifiche erano fondate proprio sulle baciate, sulle porte di bilancio, eccetera, non si chiese se chi aveva finanziato poteva essere stato il Consiglio, e non chiese perché il Consiglio, se lo sapeva, le aveva finanziate. Lei dovrebbe suggerirmi, non risponda alla domanda, non è ammissibile. Non ha ammissibile, non ha nessuna pertinenza con le domande poste dall'ufficio. Va bene. Lei comunque non chiese mai perché e chi aveva finanziato l'acquisto delle azioni? Dunque, perché e chi si riferiva evidentemente a il top management della banca e quindi non ai consiglieri di amministrazione della banca. Ripeto, la mia sensazione è che le operazioni avvenissero nell'operatività della banca. Poi io non potevo sapere chi dei membri del consiglio di amministrazione sapesse delle operazioni baciate. Non ne ho idea, tre quarti delle cose che ho saputo successive le ho lette sui giornali, quindi io sicuramente non lo sapevo, poi dopo che lo sapessero degli amministratori, non lo so. Allora scusi, ma devo porre una domanda per un chiarimento. Lei era a conoscenza del fatto che i finanziamenti erano approvati dal Consiglio di Amministrazione? Ma di quali finanziamenti stiamo parlando? Per come posta è una circostanziale, perché il test è assunto l'incarico di consigliere di amministrazione a dicembre del 2014, come ha precisato. Sì, lo so, Presidente, so che lui non ha mai partecipato ai consigli. Per cui la domanda, per come è stata posta, è assolutamente generica e non circostanziale. Mi chiedo se lui, quando emersero le varie baciate per centinaia di milioni, chiese se i relativi finanziamenti erano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. Presidente, però siamo in riesame qua, non so, riabbiamo tutto. L'argomento è stato riguardato, è stato posto dal Tribunale. Allora, da un punto di vista, diciamo, di presenza in consiglio dell'amministrazione, ho partecipato evidentemente a quasi tutte, penso di aver accettato una o due riunioni nel periodo in cui sono stato in consiglio, e certo che i crediti vengono approvati in consiglio dell'amministrazione. Diverso è sapere che quel credito che viene portato all'attenzione del consiglio dell'amministrazione genera un'operazione baciata. Quella è una cosa che io sicuramente non sapevo. Grazie. Va bene, possiamo congedare il testo? Sì, grazie. Stavamo prima. Adesso, grazie mille. Allora, come ministero, chi ha il prossimo? Ma sono graziosi della finanza. No. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni, vai sul sito vicenzapiu.co. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiu.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.
BPV, risparmiatori ingannati. L'azione di IR, responsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex popolare vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR, responsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com.